Se dovessi definire in una sola parola la mia cucina, beh, a questo punto direi semplice, ma che parla all'anima. Penso di creare dei piatti concettualmente fatti di ricordi, ma sicuramente che guardano attentamente al futuro. Ricordo ancora le gesta di mia nonna quando al mattino presto impastava il pane. Con il suo modo geloso accarezzava gli impasti. Ecco, questi sono i ricordi che porto con me. Il profumo inebriava i nostri cervelli. Creo piatti semplici, ma mai banali. Dietro c'è uno studio ed una storia da raccontare.